Finestre scorrevoli, quali scegliere? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Quale finestra scorrevole è meglio scegliere? Prima di tutto dipende da dove va installata, se è una finestra, se è una porta finestra, e dalle dimensioni. Però in linea generale, in linea di principio, ti posso dire di evitare assolutamente le finestre scorrevoli, quelle traslanti, cioè lo scorrevole parallelo, quello che per aprire trasla verso di te, c'ha anche la ribalta, quindi l'apertura vasistas, e poi scorre di fianco, perché questo è un infisso a battente camuffato, mi piace dire camuffato da finestra scorrevole. È un infisso che ha dei limiti dal punto di vista, diciamo, antinfortunistico, perché in basso a un inciampo di 7-8 cm una guida non incassabile a pavimento, ha dei limiti estetici, perché queste guide che hanno letteralmente attaccato al profilo sono brutte da vedere, sono posticce e brutte da vedere, e hanno dei limiti soprattutto di manutenzione, perché sono scorrevoli che hanno dei problemi, sono molto molto delicati. Uno scorrevole che ti consiglio assolutamente è lo scorrevole alzante, l'alza e scorri, cioè quello che si alza, quindi i carrelli si abbassano come quelli di un aereo, vanno a portare il peso e poi scorrono, e quando hanno finito di portare il peso si abbassa la maniglia, i carrelli si alzano e non portano più il peso, quindi non hanno problema che si possono rovinare, possono diventare ovali. Oppure lo scorrevole tradizionale, scorre appoggiato su carrelli, magari per dimensioni non eccessive, magari per la finestra sopra il lavabo della cucina, perché non vuoi avere le ante in mezzo, quindi lo scorrevole più pratico, e uno scorrevole alzante magari è troppo grosso, troppo mastodontico. Oppure un altro scorrevole che funziona molto bene ed è molto bello, uno scorrevole panoramico, è uno scorrevole che però ha bisogno di opere murarie importanti, è uno scorrevole che non vedo nessun tipo di profilo se non il montante centrale sottilissimo. Ecco, per scegliere qual è la tipo di finestra giusta e magari anche il tipo di marca, su questo ho fatto un video che è uno dei più seguiti nel mio canale YouTube, però ho creato un servizio di consulenza personalizzata dove posso aiutare quelli che non sono miei clienti, praticamente tutte quelle persone che io non posso servire come Bisacchi, magari per lontananza, perché noi cerchiamo di lavorare nella nostra zona, quindi nelle province della Romagna. In quei casi dove posso aiutare quindi i clienti senza conflitto di interessi, puoi avvalerti di questo servizio e vedere di che cosa si tratta su www.blogbisacchi.it e magari consigliarti sul tipo di scorrevole, sul tipo di prevenzione, su cosa stare attento, su cosa integrare o su cosa chiedere maggiori specifiche. Se vuoi saperne di più, richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video.